Max Colacci oggi è l'unico pugliese che può esultare. Sì, è vero, è vero. Insomma, l'importante oggi era vincere, a fare i tre punti. Sono contento di essere l'unico pugliese che ha vinto stasera, insomma. Castellana avrà tempo per rifarsi. Ripeto, oggi la cosa più importante era vincere, perché quest'anno dobbiamo arrivare primi. Dopo la vittoria di Macerata era importantissimo, insomma, continuare a vincere. Niente, adesso ci aspetta un'altra partita difficile a Piacenza, credo che sia, insomma, la più difficile delle tre. Quindi avremo una settimana intera per prepararci, quindi saremo pronti anche per Piacenza. Un solo set di sofferenza al terzo, dove però avete dimostrato molto carattere dal 20 al 22, sì, al 25-22. Sì, è vero, loro l'ultimo set, insomma, ormai non avevamo più niente da perdere, hanno rischiato un po' in battuta, ci hanno messo in difficoltà, ci ha fatto un paio di ace. Però insomma, l'importante è che quando si arriva poi 20 pari, 21 pari, quando, insomma, il set diventa importante, escono fuori, insomma, i veri valori, insomma, fuori la grinta. Quella è la cosa importante, perché quando inizieranno le partite difficili sarà impossibile vincere a 15, a 16, sarebbe troppo bello, insomma. Quindi saranno tutti set tiratissimi e sarà importante, insomma, spuntarla alla fine. Roberto Sergnotti, un'analisi lucida di questo 3-0, Trento sempre in controllo, e anche nel momento in cui non è stata in controllo ha trovato il carattere per reagire, mi riferisco al terzo set. Sì, due set vinti abbastanza agevolmente, un terzo set in cui loro hanno forzato la battuta ottenendo buoni risultati, noi qualche errore, un minimo rilassamento, bene il finale del terzo set, due muri di Juric, palle toccate che secondo me nel finale hanno fatto la differenza. In vista della sfida con Piacenza c'è stato qualche elemento interessante per il vostro lavoro? Ma noi è un periodo in cui stiamo lavorando tanto e siamo ovviamente molto molto contenti del risultato di Macerata. Oggi il rischio era che ci fosse un rilassamento, magari pensando già Piacenza, così non è stato. Là ci aspetta sicuramente una sfida difficile, Piacenza è risalita molto in classifica, noi abbiamo questo obiettivo di arrivare primi al termine della regular season, e quindi insomma direi che è andata bene. Osmani Guantorena, un bel 3-0 contro Castellana, nei primi due set si è visto anche il miglior gioco, nel terzo forse il carattere, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Abbiamo giocato molto bene i primi due set, in cui abbiamo messo in difficoltà la squadra di Castellana. Poi nel terzo loro hanno rischiato un po' la battuta, si hanno messo un po' in difficoltà, ma alla fine siamo stati bravi in momento alla fine set a chiudere la partita. Bene, è andata bene così e siamo contenti per questi punti. Oggi hai trovato anche una buona serata del servizio. Nei primi due set non sono arrivati ace, ma c'è stata comunque costanza. Nel terzo invece sono arrivati anche ace. Insomma, è andata bene, ho fatto due ace, ma non sono ancora ai miei livelli. Comunque sono contento, e con l'importante che la squadra ha vinto e abbiamo guadagnato tre punti molto importanti.